Vabbè ragazzi, siamo qua adesso a girare e abbiamo appena preso le chiavi dell'appartamento di Mantegazza, adesso vi faccio vedere. Eccolo lì. Siamo qua adesso a girare. Questo è l'ingresso e fatti i bravi perché poi Atos si incazza che dice che è quello che apre le porte. Abbiamo le chiavi di sapere la tagua? No. What? Ecco appunto. Okay, andiamo a vedere qua. Ecco, guardate, questo. Questo è praticamente il condominio. Quindi come vedete, questo qua è un... Di là loro hanno chiuso praticamente, gliel'hanno chiuso in maniera tale che è un po' più tranquillo, quindi c'è la chiave e poi questa è tutta la parte che porta verso l'appartamento, ok? Il 25/4, che è quello che abbiamo preso noi, è proprio questo condominio qua. Adesso proviamo ad entrare, entriamo da questa parte. Allora questa è l'entrata, quindi entriamo di qua. Abbiamo le chiavi? Ho portato un appartamento in garage. Bella raga! Quello lì, e questo qua? No, l'altro, ah no, è quello lì? Si apre lì. Il custode che ci apre la porta. E sono un ragazzo carino. Oggi apri porta, ragazzi. Ma in garage. Questo. Eccolo qua. Quindi vedete che ovviamente dobbiamo dare una sistemata qua. E adesso entriamo. Vediamo se non troviamo qualcosa di strano. Vai Atos, paghiamo tutto. Com'è? Che merda. Com'è che merda? Che puzza. Perché? Puzza di muffa. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, ragazzi. Allora, abbiamo la cucina qua. La vuoi? Guardate, possiamo mangiare. Metti acqua. Ci facciamo la pasta. Allora io appoggio qua il casco. Questo è... Questi sono i muri, ragazzi. Oh mamma. Questa è la cucina. Abbiamo la corrente? Dove? Ma figurati se c'è la corrente. Prova a farmi un filo di luce, Atos, please. Qua, in bagno. Che facciamo vedere un po' il bagno. E intanto questo qua è il lavandino. C'è un odore importante comunque. C'è un odore importante. Ecco qua. Aspetta, vediamo qua. Qua c'è scritto. Io ho una lingua che non capisco, non so te. Minchia, sei ignorante. Ma porca troia, parla, dillo te allora. Vediamo qua. Eccola qui, la doccia. Minchia. Guardate, ma che roba, cazzo. Questa è la camera da letto, ragazzi. Minchia. Questi sono i muri. Di là hanno chiuso. Ecco.
Cosa mi hai chiesto? Quando è che arrivano a svuotartelo? Lo devo svuotare io. Perché? Perché praticamente... allora, tu sai che l'appartamento l'ho comprato forse... Cioè, me lo sono aggiudicato tipo un mese fa, no? Però, ovviamente, le chiavi di solito te le danno una volta che hai pagato, viene fatto il decreto di trasferimento, viene liberato, eccetera. Okay, quindi io mi sono preso l'impegno di liberarlo io, quindi a carico mio, e in cambio ho avuto le chiavi, prima ancora del decreto di trasferimento, quindi per questo motivo ho avuto subito le chiavi. Quindi per velocizzare hai fatto tutto? Per velocizzare, ok. Grande. Allora, vediamo le impressioni di Atos. Cosa ne dici, Atos? Ne ho comprati di peggio. Ma questo qua è una vera merda. Come ti sei permessa a dirmi a me? Fai schifo! Mettiti in ginocchio! È un odore importante di muffa che, come anche ben evidente, integralmente direi. Beh, apriamo le finestre, figa, qua in tanto. Ma sono finestre che non ce n'è? E qua! Prima vai a aprire questa cazzo di finestra, vediamo. Ah, ti ho detto che poi devono fare poi qua pure i lavori. Vedi che luce che c'è! Mamma mia! E ti lamenti? Guarda là che luce che c'è. Ma è quella là? Anche in bagno. Là sono sopra. Allora, vediamo un po' i particolari. Guardate la porta. Qui è stata cambiata la serratura, cioè quando l'hanno liberato. Vediamo intanto dall'esterno, che così vi mostro un po' come, tra virgolette, come si vede. Ecco, questo è lo stato, vedete, quella roba lì ovviamente, no? È brutta da vedere, quindi le persone tante volte dicono ma... Però in realtà è tutta roba che potete sistemare, cioè che si può sistemare. Poi guardate ovviamente là, cioè questo è chiaro che tra virgolette le persone un po' potrebbe spaventare, ecco. Però io mi guardo intorno e ora vedo una situazione assolutamente normale. E anche là vedete tutti i muri, cioè comunque è molto... è molto umido, tra virgolette. Ok? Poi qui adesso ho aperto e ho tolto quella roba là che vedete giù, le tende, e sopra c'è, vedete comunque, c'è l'illuminazione. L'illuminazione c'è, ragazzi, perché vedete, cioè, comunque, vediamo qua se riesco a... Vedete che qui, cioè, non è proprio poco. A livello di illuminazione. Poi è chiaro che se andate a vedere, ecco i muri, guardate, sono un po' devastati, no? Ok? È chiaro che... Mi dite, cazzo. Ecco, vedete? Allora, ragazzi, impressioni. Adesso vi piace la porta? Così a caldo. Ok, vabbè, vedete perché molte persone tante volte si spaventano a comprare degli appartamenti simili? Ecco perché tante volte non c'è concorrenza. Ma se voi sapete quello che state facendo, in realtà fate degli ottimi affari. E vi farò vedere poi successivamente i lavori che andremo a fare. Capisco che qua ci saranno degli haters, dei miei minions, che diranno ma non è vero, ma non è vero, ma figurati, ok, tutte ste puttanate qua. Ragazzi, io continuo a dire, se voi non siete capaci, non sono cazzi, cioè non è un mio problema. Allora, andiamo adesso in questo momento a vedere il cantiere di via Mantegazza. Praticamente adesso vi racconto un attimino quello che è l'operazione. Fondamentalmente l'operazione è partita, mi sembra, ho aggiudicato quell'appartamento, se non erro, ma ad aprile. Tu ti ricordi più o meno quando è stata la data? Sì, aprile. Aprile, sì. Ok, quindi
diciamo, è stato aggiudicato quell'appartamento ad aprile, quindi è una di quelle operazioni che sembrano mitologiche, perché le persone dicono adesso che in asta non si prende più un cazzo. In realtà io continuo a dire che semplicemente le persone non sono capaci a comprare gli appartamenti in asta. Adesso comunque ve lo farò vedere, perché stiamo parlando, ragazzi, in ogni caso di un appartamento che è a Milano, ok? Quindi sì, va bene, è un seminterrato, ma di fatto, cioè, a Milano i seminterrati vengono venduti così, cioè non c'è assolutamente nessun problema. Tra l'altro è un seminterrato perché è sotto il livello della strada, ma di fatto è un po' come, cioè, c'è una discesa, cioè non è un'entrata tra virgolette brutta. Adesso comunque andremo a vederlo. Quindi quell'appartamento lì, tenete presente che l'ho aggiudicato a 28.000, mi sembra 28.000 e passa 28.500, mi sembra una cosa del genere. Ho una memoria un po' di merda, meno male che non racconto minchiate. Quindi è stato aggiudicato a quella cifra lì, quindi diciamo niente male. Ovviamente, ripeto ragazzi, cioè è un appartamento che gli altri evidentemente non reputavano appetibile, okay? Questa è una delle, proprio delle cose che voi dovete capire quando andate in asta. Cioè, se voi andate a cercare appartamenti in una città che è molto liquida, in una città che ovviamente in qualche modo vengono fatte molte transazioni, dove ci sono molti investitori come Milano, se voi andate a cercare le cose più semplici, quindi operazioni che sono lineari, magari il monolocale, il bilocale, che non dovete manco imbiancare, è ovvio che farete fatica in asta, ok? Per quale motivo? Perché le persone andranno tutte lì, cioè tutti i pivellini andranno tutti lì, cioè non per forza pivellini, però magari anche il privato andrà lì, le persone andranno lì, e quindi è chiaro che voi farete fatica a comprare. Cioè questa dovrebbe essere la base, okay? Quindi quando io dico, guardate che comprare in asta richiede ovviamente certe abilità, e questo vuol dire saper leggere le perizie, saper capire quando ci sono degli errori in perizia. Cioè quando ci sono degli errori in perizia voi potete fare un botto di soldi, e capita più spesso di quello che voi pensate. Ecco, un'altra cosa che è giusto che io vi dica è che questo appartamento, per esempio, che ripeto è stato comprato in asta, io mi sono ritrovato che eravamo in due, ok? Quindi sono andato in asta e c'era soltanto un'altra offerta, quindi ci siamo trovati in due che eravamo interessati tra virgolette a quell'appartamento lì. Anche lì cos'è successo? Che praticamente la mia offerta, allora l'offerta innanzitutto era dello stesso importo, quindi la gara parte dal momento in cui, cioè, si decide qual è l'offerta superiore, ok? In quel caso le due offerte erano uguali, quindi la mia offerta era uguale a quella dell'altra persona, ma c'è stata una differenza di tempo, quindi vuol dire che la mia offerta è stata presentata prima della sua, ok? Questo grazie a Madeline che ha portato lì, ti ricordi? Sei andato, sì, in bici, come sono andata? Arrivati 5 minuti prima di loro. Ah, sei arrivata 5 minuti prima di loro, quindi probabilmente si sono pure beccati giù, ok? Però quei 5 minuti mi hanno permesso di comprare a quel prezzo, ok? Per quale motivo? Anche lì, quando voi fate un'asta, c'è una base d'asta, ok? Quindi c'è il prezzo dal quale teoricamente, appunto, c'è il prezzo base, ma in molte aste, non in tutte, nella maggior parte, c'è la possibilità di fare un'offerta inferiore fino al 25% del prezzo base, ok? Quindi in questo caso io avevo offerto poco meno in realtà del 25% in meno, ok? Per quale motivo? Perché è un prezzo che mi permette, quando io so, magari non so per certo, però quando io penso che posso trovarmi da solo o con poche persone, metto una cifra che è superiore al prezzo minimo, che è superiore all'offerta minima, ma che mi può permettere, tra virgolette, di eventualmente non fare rilanci,
ok? Se mi ritrovo magari con una persona, con due persone e non vogliono gareggiare, cosa che può succedere, può capitare. Perché può capitare questo? Voi direte, ma perché le persone vanno in asta e poi dopo dovrebbero non voler partecipare? È abbastanza semplice, perché magari loro, che sono dei professionisti, quindi lo fanno magari di mestiere, che possono essere o agenzie o possono essere immobiliaristi come me, decidono di partecipare all'asta dicendo: se mi trovo da solo a quel prezzo, bene, se invece c'è qualcun altro, io semplicemente non alzo, ok? Quindi faccio solo quell'offerta, appunto, ed è finita lì. Ed è proprio quello che è successo. Quindi in questo caso io avevo fatto quell'offerta che era superiore all'offerta minima, ok? L'altra persona aveva fatto la stessa identica offerta mia, ok? E questa persona ha deciso che non ha partecipato fondamentalmente alla gara. Quindi fondamentalmente quello che è successo è che, siccome la mia offerta era uguale alla sua ma era stata presentata prima, la gara è partita da me, quindi era lui che doveva al massimo fare un'offerta al rialzo. In questo caso il rialzo minimo, vado a memoria, non mi ricordo perfettamente, ma vado a memoria, credo che fosse di 1.000 euro, ok? Quindi se io ho offerto 28.850, poi magari ci sono le virgole, ragazzi, cioè, quindi sicuramente sto sbagliando l'euro, quindi perdonatemi, cioè non è che mi posso ricordare tutto, però cioè, la cifra è quella, ok? Lui doveva alzare di almeno 1.000 euro in più, ok? Ha deciso di non farlo e quindi io mi sono aggiudicato l'appartamento. Qui bisogna fare delle considerazioni, quindi perché questa persona ha deciso, tra virgolette, di non alzare? Beh, ripeto, è abbastanza semplice. Si parte, quando voi andate in asta, da un discorso proprio strategico, dove voi andate a decidere a tavolino qual è la cifra massima che andrete ad offrire. Okay, quindi andare in asta non vuol dire scannarsi con l'altro, ah no, ma cazzo, quell'appartamento lo prendo io. No, assolutamente, cioè andare in asta vuol dire avere la visione di quello che state facendo, vuol dire aver fatto un conto economico e aver capito qual è la cifra massima che voi siete disposti a offrire, okay? Non che quando siete lì, ah no, ma cazzo, questo lo prendo io, cioè non devo vincere io, non è... Cioè non è gioco d'azzardo, ragazzi, ok? Cioè non è gioco d'azzardo questo qua, cioè è un business. Quindi io dico, fino a che cifra posso arrivare? Sulla base di quello che ho analizzato la perizia, le problematiche che ci sono, eccetera. Questa persona ha deciso di non partecipare e quindi l'ho preso io. Come lui che ha deciso di non partecipare alla gara, quindi aveva fatto la sua offerta che era comunque superiore al prezzo minimo, ci sono state, come ho detto, altre persone che invece non hanno partecipato. Tanto è vero che ci sono delle aste che io faccio dove ci sono anche più di 20 persone, capita, ok? E anche lì voi direte, ah, ma se ci sono 20 persone figurati se vinci. Non è vero, non è vero un cazzo, cioè io ho vinto anche delle aste dove c'era un botto di gente, ok? Perché comunque si può in maniera strategica andare a prendere quell'appartamento lì. Poi è chiaro che se uno è disposto a offrire delle cifre molto più alte, la strategia va puttane, cioè non è che, non sto dicendo il contrario, però ci sono delle strategie che vi permettono sicuramente di fare in modo di aggiudicarvi l'appartamento, ok? Quindi questo è quello che è successo in quell'appartamento, che vi ricordo era occupato senza titolo, quindi vuol dire che all'interno, adesso vi do un po' di informazioni, diciamo, che mi hanno portato in qualche modo a fare questa operazione, perché alle persone so che fa piacere anche questa cosa, no? Cioè capire il come strategicamente si possono decidere certe cose. Avevo certe, diciamo, anche informazioni che avevo visto, eccetera, conosco perfettamente quel condominio. Ecco, quell'appartamento era occupato senza titolo, quindi c'era una persona che non era l'esecutato, ovvero la persona che aveva eventualmente fatto un mutuo e poi dopo le hanno pignorato l'appartamento, era un'altra persona, una persona esterna che era all'interno di quell'appartamento lì. L'appartamento io l'avevo visto, quindi ero venuto a vederlo. Ripeto, il condominio lo conosco perfettamente,
E voi direte, come fai a conoscere perfettamente quel condominio? Ecco, una curiosità, non so se l'ho detto nel video precedente, trovate comunque un altro video che ho girato sempre su Paolo Mantegazza all'inizio, quando è stato preso, ve lo lascio qua sopra il link. In ogni caso, io conosco perfettamente quel condominio perché ci ho abitato, ok? Quindi, quando io sono arrivato in Italia, io sono arrivato in Italia nel 2000 e, mi sembra nel 2003, 2002-2003, non mi ricordo, avevo 18 anni, io ero lì, cioè vivevo lì in quel periodo, quindi sono stato lì per un periodo, cioè per qualche anno in realtà, quindi conosco perfettamente tutto riguardo sia la zona, sia appunto il condominio e tutta una serie di cose, ok? Quindi quell'appartamento lì era occupato senza titolo e ci sono, diciamo, delle considerazioni che io ho fatto proprio su questa roba qua, che però, ragazzi, non vi posso dire qua su YouTube, ok? Cioè, nel senso, diciamo che parte della mia scelta strategica dipendeva anche da questa cosa qua, ok? Perché io ero a conoscenza di certe cose, sapevo certe dinamiche, ok? Che, ripeto, non posso dire qua su YouTube perché queste sono, cioè, sono delle informazioni che io posso vendere a caro prezzo, ok? Cioè, senza problemi, cioè, nel senso, non mi sembra neanche giusto. Cioè, io adesso vi do del valore, sicuramente spiego come sta andando l'operazione, quanto renderà, eccetera, ma diciamo delle scelte proprio a livello strategico, frontali, di come sono andato ad approcciare certe cose e come faccio certe scelte, sono, se permettete, delle informazioni che... Cioè, se io mi devo portare a casa dei concorrenti, dico, figa, quantomeno mi faccio pagare, cioè non le fornisco gratis. Detto questo, questa cosa sicuramente è inciso tanto. Per quale motivo? Perché quell'appartamento che ero occupato è stato liberato, ok? È stato liberato nel giro di una settimana, esagerando 10 giorni. Ok, cioè questo voglio che sia un dato importante, ragazzi. Ok, quindi non vi sto dicendo non vi ho detto il come, ma vi sto dicendo quello che è successo, cioè l'appartamento è stato liberato in una settimana, 10 giorni, ok? E questo è un dato super interessante, perché quando voi fate delle aste, io sento delle persone che dicono, no, ma adesso, cazzo, le aste, addirittura c'è gente che su TikTok mi dice, no, ma non comprate casa in asta, guardate che voi comprate, poi dopo la persona può rimanere lì dentro fino a quando muore, ok? Cioè, addirittura siamo arrivati a questi livelli. C'è gente che dice, no, ma figa, ma ci metti anni a liberare un appartamento, te lo devastano, questo... Spot pubblicitario per Gutierrez Capital. Se ti piace questo video, probabilmente vorresti investire nell'immobiliare. Magari affidandoti ad un partner esperto che ti permetta di generare rendite passive e ovviamente completamente slegate dal tuo tempo. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a raggiungere la libertà finanziaria attraverso l'investimento immobiliare. Come lo facciamo? Diamo la possibilità ai nostri partner investitori di finanziare le nostre operazioni immobiliari in cambio di ritorni a partire dal 10% all'anno. Noi mettiamo le competenze, l'investitore finanzia l'operazione. È un gioco win-win, se ci pensi. Curioso? Potrebbe interessarti? Compila il form che trovi qui sotto. In questo modo possiamo contattarti e fissare una sessione su Zoom che ci permetterà di capire se possiamo iniziare un rapporto di collaborazione proficua. Questo è stato liberato, Mantegazza è stato liberato in una settimana, ripeto, massimo 10 giorni, quindi così. Quindi l'appartamento è stato saldato, l'appartamento è stato liberato nel giro di poco tempo, è stato emesso il decreto di trasferimento, anche lì una roba molto veloce. Il decreto di trasferimento, per chi non lo sapesse, è in asta come se fosse sul mercato libero il rogito notarile, quindi sicuramente tutti voi conoscete un atto notarile, cioè quando voi andate a comprare casa andate dal notaio, ok? In asta non dovete fare un atto notarile, ma quello che viene fatto è che viene fatta la bozza del decreto di trasferimento dal delegato alla vendita, la porta al giudice firma e tutto il resto, vengono fatti
firme, timbri, vengono pagate le imposte e via dicendo, e quindi viene emesso il decreto di trasferimento, che è il documento che fondamentalmente attesta che voi siete proprietari di quell'appartamento. Quindi da quando viene fatto il decreto di trasferimento, quindi voi avete il possesso dell'appartamento, avete il decreto di trasferimento, avviene la trascrizione del decreto di trasferimento, da quel momento in poi il bene può essere trasferito a un'altra persona, cioè vuol dire che può essere venduto, tra virgolette, ok? A quel punto, occhio, perché in questa informazione che vi sto dando, è vero che per trasferire il bene voi dovete essere in possesso del decreto di trasferimento, ma vi do un'informazione molto importante, molto molto valiosa, ok? E che non vi dicono neanche nei corsi a pagamento, quindi cioè, figa, visto che vi sto dicendo certe cose, vorrei quantomeno avere un like su questo video, dei commenti, fate l'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un commento e ditemi cosa ne pensate, perché se no non vi dico un cazzo, non è vero. Vabbè, cioè quando voi vi aggiudicate l'appartamento, quindi come nel mio caso mi sono aggiudicato l'appartamento, in realtà ragazzi, immediatamente dopo, quindi subito dopo addirittura, io posso promettere in vendita quell'appartamento. Okay, questa è una cosa super interessante, perché io posso già fare un compromesso eventualmente con un'altra persona, ok? In forza del verbale di aggiudicazione. Okay, questa è una cosa fighissima, ok? Perché vi permette di appunto andare a flippare velocemente l'appartamento. Quindi è una cosa molto interessante. Ok, quindi l'appartamento, ripeto, il decreto di trasferimento è arrivato in tempi, cioè velocissimi. E poi l'appartamento è stato liberato nel giro di una settimana / 10 giorni, è stato liberato da persone, ok? Quindi non da cose. Questa è un'altra cosa che io diciamo non vi posso dire qua, che è un'altra scelta che io ho fatto strategica, ok? Ecco, io ho avuto le chiavi, ragazzi, subito, praticamente subito dopo l'aggiudicazione, qualche giorno dopo, ok? Quindi quando ancora non ero in possesso del decreto di trasferimento. Quindi quando voi dite, cioè quando voi o quando qualcuno dice no, ma figa, in asta, poi ci metti un botto di tempo, ora che arriva il decreto, ora che ti danno le chiavi, ora che lo liberi, no, cioè io ho avuto le chiavi praticamente subito, cioè nel giro di veramente pochi giorni, 10 giorni, 15 giorni, quel cazzo che è, io avevo le chiavi subito, prima ancora di avere il decreto di trasferimento. Questo è importante, ragazzi, perché tutti pensano che bisogna avere il decreto di trasferimento, ok? Ripeto, non posso dire il come ho fatto, il come non ve lo dico, però vi dico cosa è successo, ok? Poi capisco che qua ci saranno degli haters, dei miei minions, che diranno ma non è vero, ma non è vero, ma figurati, ok? E tutte ste puttanate qua. Ragazzi, io continuo a dire, se voi non siete capaci, non sono cazzi, cioè non è un mio problema, ok, fondamentale. Però questo è, io vi sto raccontando in questo vlog con la V di Verona, ok, quello che effettivamente è successo, ok? Cioè mi fa piacere condividerlo, anche perché questa è stata un'operazione che io ho condiviso anche con le persone che mi seguono, quindi ho dato la possibilità alle persone di partecipare a questa operazione, ok? Che ripeto, ragazzi, sta andando veramente molto bene. Quindi adesso andremo a vedere quello che effettivamente sta succedendo. Quindi adesso vi ho raccontato quello che è successo per quanto riguarda l'aggiudicazione, come è stato liberato l'appartamento in tempi veloci, come ho avuto le chiavi, ok? Poi successivamente siamo andati fondamentalmente a, ovviamente con l'impresa, con l'architetto, è stata fatta una pratica, una CILA, quindi una pratica abbastanza semplice, tra virgolette, ok? No, perché io devo anche stare attento, cazzo, quando dico semplice, perché poi dico, ah no, ma tu dici che è facile, poi fai sognare le persone, poi non è vero. No, ragazzi, cioè per me questa è una roba, tra virgolette, normale, perché lo faccio da anni, cioè io faccio sto lavoro da 10 anni, poi è chiaro che molti non riescono a vedere certe potenzialità, cioè ci sta, cioè nel senso,
cioè anch'io anni fa non avrei visto le potenzialità di questo appartamento. Tante persone dicono no, ma non è possibile, non può essere appartamento e non dovrebbe essere. Ragazzi, ripeto, cioè ognuno fa il suo, cioè nel senso, io non è che vado a dire, quando porto la macchina dal meccanico, non è che vado lì a rompere i coglioni a dire figa, ma fai così, no, non capisco un cazzo di meccanica, quindi sto zitto, pago, vaffanculo, cioè nel senso, quello è, ok? Quindi, quello che sono andato a studiare a livello proprio di valorizzare, tra virgolette, l'appartamento e dire ok, benissimo, com'è la disposizione in questo momento di quell'appartamento lì, ok? E quindi ho deciso, adesso vi farò vedere quando arriviamo lì sul posto, ho deciso fondamentalmente di andare a buttare giù, ok? E intanto verrà fatta una stiamo facendo una ristrutturazione completa, ok, di quell'appartamento, quindi andremo a fare una cosa fighissima, ok, è che andremo a fare delle aperture delle finestre, quindi questo è bellissimo, perché ovviamente già l'appartamento in realtà, ripeto, nonostante sia un seminterrato, è comunque è luminoso, quindi non c'è problema di ah cazzo c'è poca luce eccetera, ma andremo fondamentalmente ad aprire, ok, delle finestre che verranno fatte in soggiorno e quindi l'appartamento diventerà ulteriormente luminoso, quindi ancora più luminoso di prima. Anche qui le persone potrebbero dire scusa, ma non devi chiedere il permesso al condominio, questo, l'altro, su e giù per fare ste robe qua. Ecco, questa è un'altra cosa che io sapevo prima ed è stata anche questa una scelta strategica che non posso dire qua, cioè, quindi ragazzi, cioè, perdonatemi, ripeto, cioè figa, se mai deciderò magari di tirar fuori un corso dove io vi dico volete sapere esattamente cos'è successo in queste operazioni, magari mi viene voglia di farlo, magari no, magari mi viene voglia di farlo dal vivo. Ad oggi io vi dico queste cose sono robe che io condivido solo ed esclusivamente con i ragazzi del mio mastermind, ok, che sono il mio gruppo avanzato dove questi ragazzi facciamo anche operazioni e via dicendo, ok, cioè mi sembra anche giusto, però diciamo vi dico appunto andremo ad aprire queste finestre, ok, quindi l'appartamento diventerà ulteriormente luminoso. Adesso vi faccio vedere esattamente dove verranno fatte queste finestre. Siamo andati, non so, adesso sinceramente lo vedrò, quindi non ho visto ancora come è messo adesso in questo momento, però andremo ad abbattere, penso siano state già abbattute, un muro, ok, del bagno, o meglio il bagno in realtà è stato demolito, penso tutto, il bagno rimarrà comunque sempre lì, ma siamo andati a spostare fondamentalmente, quindi è stata tolta una parete dell'antibagno, quindi quella parete non ci sarà più, perché così andremo a recuperare ulteriore spazio per il soggiorno e cucina, ok? Quindi andiamo ad allargare la parte soggiorno cucina, così diventa molto più figo, oltre ovviamente a quello che dicevo prima riguardo appunto la luminosità, ok? Poi siamo andati a rimpicciolire tra virgolette la camera da letto, ok? Quindi non che diventa troppo piccola, però la camera da letto per me era troppo grande, quindi si poteva rimpicciolire la camera da letto, sistemare il bagno, quindi cambiare anche le dimensioni tra virgolette del bagno e andare a rendere più grande la cucina barra soggiorno, ok? Questa cosa perché ovviamente gli appartamenti vengono fatti in un certo criterio e vengono fatti probabilmente anche sulla base delle persone, ok, che magari abitano lì in quel momento, ma non solo, anche sulla base di quando è stato costruito, ok? Quindi è chiaro che se lì è stato tra virgolette fatto X anni fa, le cose andavano in un certo modo. Poi le persone tante volte se lo fanno come può piacere a loro, che non vuol dire che piace a tutti, ok? Quindi il mio mestiere tra virgolette consiste nel capire cosa vuole il mercato e dare al mercato quello che il mercato vuole. Cioè, questa è la base, ragazzi, dell'investimento immobiliare. Cioè, quando voi andate a ristrutturare un appartamento, quello che serve, appunto, è fare esattamente, quindi studiare prima il target, cioè a chi lo venderò quell'appartamento lì. Sulla base di quello che è il target,
allora decido quali sono i lavori che andrò a fare. Questo è il gioco, cioè il grano arriva grazie, in questo caso, anche al valore che voi state dando a una determinata cosa, ok? Quindi, cioè, tra virgolette, io metto la mia esperienza, diciamo la mia mente, e dico, ok, benissimo, su questa roba qua può saltare fuori questo. Dopodiché, ovviamente, io ho le mie idee, ma attenzione, non è che io sono stato bravo nell'andare a impostare gli spazi, questo e l'altro, no, non sono io bravo. Ok, fondamentalmente un'altra cosa che voglio che sia molto chiara, perché sennò passa il messaggio sbagliato, cioè qualcuno potrebbe dire, ah cazzo, però tu sei bravo perché hai esperienza di tutti questi anni. In realtà, diciamo che a me l'esperienza mi aiuta a vedere la potenziale operazione, ok? Ma in questo caso, ragazzi, diciamo che il merito di come puoi andare a predisporre quelle cose, come metterle, cioè sì, io l'ho vista prima come poteva tra virgolette venire, ma poi deve essere messa su carta da un professionista, cioè in questo caso il merito va al mio architetto, cioè quindi io non ho problemi a dirvi, cazzo, il mio architetto è stato bravo, ha creato una cosa fichissima, ok? Quindi in realtà il mio lavoro consiste anche nell'andare a trovare le persone giuste, le persone adatte, i professionisti adatti per fare quella determinata cosa, ok? Quindi non è che io, cioè questa è una roba che purtroppo molte persone non capiscono, cioè vogliono in qualche modo che venga detto per forza che sono loro bravi, che come loro non lo fa nessuno e tutte ste putanate qua, ok? È una minchiata, sappiatelo, cioè nel senso, il mio lavoro consiste anche nel, io posso anche, attenzione a quello che vi sto dicendo, io posso anche non capire un cazzo, ho ciccato lo spazio, era l'altro, e io posso anche non sapere un cazzo di un determinato argomento e non ho paura neanche a dirvelo, quindi io certe cose non è che sono un esperto, ok? Ma io devo in realtà avere al mio fianco degli esperti, ok? Cioè io posso non sapere una cosa sulla fiscalità, non in questo caso, però magari su un'operazione che è più complessa posso non saperlo, ok? Ma chi se ne frega? Cioè, ho un professionista con le palle, posso non sapere alla virgola come impostare le cose, non c'è problema, lo fa il mio architetto. Quindi adesso scendiamo e andiamo a vedere l'appartamento, signori. Soon after. Allora, questo qua è il quartiere, ragazzi, ok? Ripeto, io nel 2003 ero qua, okay. Ah, guardate, c'è il tram. Quel tram lì, una cosa interessante è che quel tram lì vi porta direttamente anche in Duomo, quindi vi porta anche in centro, che è una cosa super interessante. La circonvallazione è pure qua vicina. Non so se ci avete fatto caso, magari no, ma prima eravamo in tangenziale. E quindi la tangenziale vi porta anche sull'autostrada, ok? Quindi è una roba poi pure quella, no? Super interessante, perché è collegata molto bene. Poi di là c'è un altro tram, il tram 1, questo qua è il 12, anche quello porta, quello là porta mi sembra Cairoli, questo qua passa da Lanza, se non erro, sì, da Lanza sicuramente, arriva credo in Porta Vittoria, arriva in Duomo, arriva ai tribunali, insomma, è molto ben servito. Poi adesso vedremo qua come hanno fatto tipo una specie di super condominio. Adesso vedete qua è aperto, non so se è aperto d'impresa, eccetera, ma in realtà le persone qua entrano con la chiave, è una cosa bella, no? Nel senso che non ci sono cassini, eccetera. Infatti, se voi vedete qua, è una specie di appunto super, super condominio. Poi se vedete qua c'è il verde, quindi tutto tranquillo, no? Cioè tutto preciso alla fine. E qui, mi ricordo, io abitavo là, ok? Proprio là, abitavo al, mi sembra il terzo piano. Mi ricordo che all'epoca non c'erano praticamente tutti quei cancelli. E qui ogni due per tre, mi ricordo che si inculavano i motorini, cioè li rubavano. Una volta mi ricordo che c'era mia cugina che dalla finestra dicevo, cazzo, si è messo a urlare, ah cazzo, mi stanno rubando il motorino, finché siamo scesi, l'avevano caricato su un furgone, cioè non c'entra un cazzo ovviamente con l'operazione, però per dirvi, no? Poi hanno messo appunto questi cancelli, guardate anche di là c'è
appunto, ecco, il cancello. Questo immagino, questa la, qua c'è anche il camion dell'impresa. Quindi, poi hanno messo quei cancelli lì, ok? E di conseguenza adesso è molto più tranquillo. Ok, adesso c'è il buon Mahmood, che è praticamente, cioè, l'impresa è sua, e lui collabora con me da anni. Quindi anche questo, anche questa cosa è importante, no? Cioè, dovete avere anche delle imprese delle quali vi fidate, che vi fanno i lavori, eccetera. Quindi adesso vediamo l'appartamento, è questo qua. Quindi adesso vediamo cosa stanno facendo. Questo forse l'ho già fatto vedere, questo adesso verrà sistemato da questa parte. Okay, questa roba qua, che vedete che è una stagata pazzesca. Ecco, le finestre che vi dicevo, ragazzi, verranno fatte qua. Quindi qui verranno due finestre. Ok, quindi immaginate quanto questa roba qua diventerà luminosa. Ok, se vedete adesso qua è stato già, praticamente sono state smontate delle cose. Ecco, questo qui una volta era proprio questo che vedete qua, una volta era l'antibagno, ok? Vedete, è stato già tirato giù. Il bagno adesso è stato fatto esattamente qui, dove c'è il ragazzo, ok? Quindi qua verrà fatto il bagno, fondamentalmente, qua c'è un piccolo disimpegno, eccetera. Qui andremo a fare un abbassamento, in maniera tale che poi anche metteremo anche dei faretti, quindi luminosi, eccetera. E poi di là c'è la camera da letto. Adesso lasciamo ovviamente lavorare al ragazzo. E adesso sono venuto per capire, in realtà, se vedete, hanno già fatto anche tutto per quanto riguarda, cioè, questi segnetti qua per l'impianto elettrico. Qua sono andate già a vedere le robe per l'impianto idraulico. Tutte quelle robe lì ovviamente verranno sistemate. E quindi andiamo a farci magari un giro di là, guarda, così vediamo come sta venendo. Vedete, però intanto abbiamo ovviamente guadagnato qua dello spazio, perché qui era tutto buttato, no? Nel senso, non c'era tutta sta roba qui, ok? Poi qui viene fatto, qua ci sarà ovviamente una porta, e quindi qua ci sarà poi effettivamente il bagno, ok? Vedete, qua c'è anche in questo momento anche la doccia, ok? Quindi viene fatta proprio lì una porta, in maniera tale che c'è il disimpegno, tra virgolette, con la cucina. Cioè, quello è tutto spazio sprecato. È stato costruito, come potete vedere, anche questo muro, ok? Ma non c'è. E la camera da letto, voi vedete, è stata poi rimpicciolita. Cioè, va rimpicciolita, cioè, per dire, perché se voi vedete, cioè, lo spazio qua è perfetto. Ok, cioè è grande, no? Cioè, nel senso, qua, cioè, guardate quanto non è piccola, cioè era troppo grande prima, era disposto male. Infatti vedete il muro qua non è tirato pure su, eccolo. Ok, qui ovviamente, ragazzi, cioè verrà tutto rifatto, ok? Anche le finestre andremo poi a cambiare, verranno proprio nuove, ok? Queste finestre le metteremo che sono nuove. E verranno sostituite anche tutta questa roba qua, quindi tutto quello che vedete verrà praticamente fatto nuovo. E poi qui questa finestra pure verrà cambiata, questa finestra qua. E qui, come vi dicevo, verranno fatte le altre due finestre. Ok? Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa che è stata interessante. Ecco, adesso Mahmood ci fa vedere dove sono i contatori. Perché dopo vi dico una cosa proprio riguardo questa roba qua, che è interessante quando voi fate le aste. Eccoci qua. E questa qui è il terzo. Questa? Sì. Ok, non ce l'hanno ancora attivato, ok, perché ci vorranno 5 giorni. 5 giorni dovrebbe. Mica noi che rimaniamo inchiodati qua. No, aperto. Ci vorranno 5 giorni, ok, perché è stata fatta una nuova attivazione. Cioè, il discorso è che voi, quando comprate in asta, ragazzi, ovviamente non ci sono bollette, non sapete tante volte qual è il vostro contatore, quindi ci sono un po' di cose poi da sapere. Poi sarà anche, non c'è proprio anche il contatore. Certo, tante volte non c'è neanche il conduttore. Sì, è vero. Grazie, Mahmood. Figurati. Grande. Di niente. A few moments later. Action! Ok, allora, andiamo, che abbiamo già deciso adesso che cosa fare. E ovviamente mi ha dato una mano anche Madeline. Ok, perché voi sapete, ragazzi, che
Allora, una roba che dovete capire, no? È che di solito questi appartamenti, cioè questo appartamento a chi viene venduto? A una famiglia, ok? Indovinate chi prende le decisioni in una famiglia? Dicelo tu, Madeline. La donna. La donna rompe i coglioni, cioè nel senso, l'uomo tante volte il cesso non ha la finestra e la donna, ah no, ma io volevo la finestra. E l'uomo non guarda magari, cioè non guarda certe cose, ok? La donna invece, cioè tante volte capita che magari viene a vederlo l'uomo, ok? Però poi dopo in realtà lo devono comprare insieme, quindi no, è meglio sempre farli venire insieme, perché comunque l'uomo alla fine non decide alla fine, ok? Cioè nel senso, oddio, nel mio caso, quando cerco delle robe per me, in realtà forse sono io quello che rompe di più i coglioni, ma una volta non avevo pretese, cioè personalmente una volta non avevo pretese, no? Nel senso che mi bastava pazzescamente un tetto sopra la testa, e diciamo era più mia moglie. Da quando ho qualche lira in più, diciamo che io voglio per me le cose, diciamo, precise, ok? Però ovviamente è diverso quando voi andate a vendere un appartamento. Allora, quello che abbiamo fatto adesso è che siamo andati a decidere fondamentalmente dove andranno le cose, ok? Quindi qui, prima cosa, posso vedere, qua ci andrà la cucina, quindi si parte da qua, si parte col lavandino, poi qua ci saranno i fuochi, cassette, frigorifero, eccetera, ok? Poi dopo, quando voi fate un appartamento, dovete ragionare sempre, quando lo andate a rifare, che l'appartamento non è per voi, ok? Quindi, e che le persone hanno anche dei gusti che sono diversi. Cosa vuol dire questo? Che io devo fare in modo che possa andare bene alla maggior parte delle persone. Per questo motivo non dovete dare il colore che magari piace a voi, solo perché piace a voi, cioè dovete dare un colore che piaccia alla maggior parte delle persone, ok? Quindi per esempio qui abbiamo detto verranno fatte due finestre, ok? E le dimensioni sono come queste qua, ok? Quindi guardate quanta luce poi ci sarà in questo. Già adesso in realtà, se voi vedete, c'è molta luce, ok? Poi abbiamo fatto, qua ci saranno poi delle prese, quindi presa, interruttori, eccetera. In tutti gli angoli andremo a fare delle prese, in maniera tale che le persone, cioè se hanno bisogno di mettersi il divano da una parte, una cosa da una parte, cioè avranno sempre delle prese che sono a disposizione. Là sopra, quindi qui, verrà messo il condizionatore, ok? Quindi proprio qua, sopra la porta. La porta ovviamente verrà cambiata, ok? Poi qui abbiamo deciso che andremo a mettere uno dei punti per la TV per il soggiorno, okay? Quindi qua verrà messa la TV, qui ci saranno interruttori, placche, cioè per la corrente, eccetera. Qua verrà messo l'impianto elettrico e verrà messo anche il citofono. Vedete, questi sono tutti i cavi che portano l'internet, la corrente, ci cioè arriva proprio da qua, eccetera. E anche qui abbiamo deciso che metteremo un punto per la TV, ok? Perché tanto, ragazzi, questa è una roba che non dà fastidio, ok? Cioè non dà, avere dei punti in più non dà fastidio e permette alle persone poi di in qualche modo dire no, io preferisco avere, se una persona dice io voglio avere il divano qua, per esempio, e voglio avere la TV qua, si mette la TV qua. Se uno invece preferisce avere la TV qua, se la guarda qua, ok? Quindi il concetto è la persona deve, perché voi in realtà state costruendo quello che fondamentalmente sarà, cioè è quello che le persone probabilmente ci tengono di più, cioè l'abitazione, no? Cioè, cioè voi dovete dare un qualcosa di accogliente, e ovviamente dovete starci dentro con i costi, questo è normale. Poi qui sopra faremo un abbassamento, ok? Perché ho detto dove c'è disimpegno, bagno, eccetera, voglio che sia più basso e metteremo dei faretti. Allora a questo punto quella parete lì faremo uno sportello e quella parte sarà portante, in maniera tale che le persone, se hanno bisogno per dire di mettersi un bagaglio o altre cose, più di un bagaglio ovviamente, lo possono mettere lì, quindi verrà sfruttata anche quella cosa, ok? Poi qui verrà messa la lavatrice, quindi proprio in questo punto qua, ok? Questo sarà alto 2,40,
e adesso andiamo in bagno. Allora qui abbiamo tra virgolette un piccolo problema, ok, nel senso che voi vedete che sono qua, no? E sono sceso. Ora cosa succede? Che qui c'era un Sanitrit prima, quindi noi qui ci dobbiamo alzare, ci alzeremo tipo di 10 cm, quindi qua ci sarà un gradino, e qui inizierà quello che è il bagno, ok? Ora, noi qui avremo praticamente sanitario e bidet, che ovviamente qua voi probabilmente vedete poco, ok? Cioè è normale, nel senso che non c'è la corrente qua. Qui ci sarà il lavandino, ok? E qui invece ci sarà la doccia. Ok, sopra metteremo i faretti in maniera tale che sarà molto luminoso. Quindi, se da una parte ovviamente questo bagno non ha la finestra, ma metteremo i faretti in maniera tale che poi comunque è luminoso, tra virgolette. Ok, ora entriamo in camera da letto. Ok, anche qui sopra verrà messa l'aria condizionata, cioè lo split dell'aria condizionata. Noi non mettiamo l'aria condizionata, ma facciamo la predisposizione, le persone poi dopo se lo possono montare, ok? E qui, questa che vedete qua, è la zona notte, quindi qua ci sarà il letto, quindi qui abbiamo messo poi tutte le prese che servono, ok? Quindi lo spazio per il comodino, poi c'è lo spazio per il letto, poi per il comodino, puoi venire se vuoi, non c'è problema. E c'è il ragazzo che stava aspettando mentre io facevo il video. E poi là sopra, ok, andiamo a fare un piccolo abbassamento ancora con del carton gesso e metteremo dei faretti, ok? Questo per quale motivo? Come vi ho detto prima, perché noi in realtà vendiamo emozioni, cioè quando noi facciamo questo vendiamo emozioni. Quindi là sopra ci sarà praticamente intanto questo buco che vedete qua, ok, ovviamente lo faremo regolare. Lì ci sono dei tubi dell'acqua, quindi è una cosa che non possiamo tirare via, quindi lo facciamo arrivare fino a qua. E poi in quella parete là che vedete di là, ok, andremo a mettere dei faretti, ok, magari una striscia LED, una cosa che piace alle persone, ok? Questo termosifone che vedete qua, verrà spostato, ok? E metteremo uno che è stretto e lungo, così non tiriamo via lo spazio, ok? Poi qui ci sarà una presa per la TV, così le persone, silenzio Bruno, possono decidere di guardarsi la TV da qua, okay? Silenzio Bruno, silenzio Bruno, oppure se preferiscono possono mettere la TV qui, okay? Poi per finire qua verranno messe le finestre che sono nuove, quindi questo è quello che faremo. Buongiorno ragazzi, allora adesso andiamo a farci un giro in via Mantegazza, che è una via dove stiamo facendo un'operazione di asta, quindi è stato comprato questo appartamento all'asta, e nonostante quello che si dice delle aste a Milano che sono piene, che non si possono fare, cioè, non è assolutamente vero, ma al di là di quello oggi vi mostrerò come è venuto l'appartamento finito, perché sappiate che inizialmente in realtà è nato come laboratorio, stiamo parlando di un laboratorio al piano seminterrato, ok? Attualmente ragazzi è abitazione e vi mostrerò quello che siamo andati a fare a livello di ristrutturazione. Abbiamo fatto una ristrutturazione completa e poi per velocizzare ulteriormente la vendita, quindi per renderlo ancora più accattivante, più bello agli occhi dei potenziali acquirenti, siamo andati anche a fare un home staging, ok? Quindi abbiamo ingaggiato un home stager professionista, e per chi non sa che cos'è l'home staging, è praticamente una tecnica che permette di abbellire, ecco, l'appartamento anche senza effettivamente arredarlo, quindi non è assolutamente un arredamento. Quindi ragazzi, adesso ovviamente traffico permettendo, perché guardate là che macello che c'è, ok? Che il problema di Milano, porca puttana, io per quello che l'inverno mi piace un po' meno,
e anzi mi piace molto meno, perché durante l'estate magari giro con la moto e si sta molto meglio. Però vabbè, al di là di quello, adesso andiamo là e vi mostrerò come è venuto l'appartamento. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, siamo arrivati, quindi siamo proprio qui, siamo qua sul posto e come vedete qua siamo andati a sistemare anche le parti comuni, perché tutta quella parte lì era tutta brutta. Siamo andati a risistemare tutta questa parte e anche dall'altra parte, in realtà dopo magari facciamo un giro anche dall'altra parte e ve lo mostro, ok, così vedete anche quello che è stato fatto. E abbiamo fatto, come ho detto prima, una ristrutturazione completa, quindi andiamo dentro che ve lo faccio vedere. Allora, questo ragazzi è il soggiorno con la cucina a vista, quindi come vedete abbiamo, come ho detto prima, abbiamo fatto l'home staging. Praticamente si vedono tutti gli spazi. Tenete presente che queste finestre non esistevano prima, ok? Quindi questo ovviamente lo rende molto molto luminoso, cioè che è una cosa, guardate, cioè sono comunque dei bei finestroni, ok? E qua ovviamente c'è tutto lo spazio per quanto riguarda la cucina. Qua cioè, sono andati a segnalare fondamentalmente quelli che sono gli spazi. Venite dentro che vi mostro tutto il resto. Ecco, chiudiamo. Ecco, vedete, questa è tutta la zona giorno, ok? Quindi come vedete abbiamo messo anche un po' di lampade eccetera, cioè io dico abbiamo, ma è stata la home stager e che è veramente molto molto brava, tra l'altro, ok? Poi se venite di qua vi faccio vedere il bagno. Quindi qui in questa zona praticamente possiamo mettere la lavatrice, vedete? È stato fatto lì l'impianto. Questo invece è il bagno, quello qui, che anche questo è stato completamente ristrutturato e qui c'è il box doccia. Magari adesso entriamo lì e ve lo mostriamo, eccolo lì. E invece da questa parte c'è la camera da letto. Per gli standard di Milano è spaziosa. E sicuramente l'home staging gli dà quel tocco in più, ecco. Quindi come vedete, in realtà adesso l'appartamento è già pronto per essere messo in vendita, ok? Quindi vediamo di chiuderla poi abbastanza in fretta. Ciao ragazzi!